ed è che l'Empoli era fortissimo, oggi chissà che così passerà, non cioè, so dirlo dei. L'Empoli sarà durissima, da Empoli sarà durissima da due da demè, Madonna, questi ci ci devastano fisicamente comandano il gioco di qua di la Mau di Cibo. Ma di ce stiamo a parlare? Ma di che di che cosa vogliamo parlare? Dobbiamo andare a giocare ad Empoli, siamo il Milan e a ammassi affettuato da cazzo di problemi! E va bene così, allora ragazzi! Abbiamo vinto oggi, sapete perché sono particolarmente felice? Perché è importantissimo vincere la partita pre-natalizia Perché guagnie, quando non vinci la partita prima di Natale c'è cazzo da natali cioè, Ci passiamo poi quelle due o tre settimane che non si gioca Sembra che sto panzir, sembra col fatto che la squadra non ha vinto, quindi magari non si sta belli un po' più tranquillo. Ovviamente dispiace per i risultati che abbiamo avuto ultimamente. Chiaramente chiaramente: uh, come dire inquinati, inquinati dall'esterno, inquinati dalle situazioni che ormai sappiamo, che conosciamo, ne abbiamo già parlato tanto. E quindi, ovviamente, ragazzi, altro che! Uh, non serviva quel pareggio. Oggi il Napoli ha perso in casa contro lo Spezia, ragazzi. Il Napoli sta facendo una sfilza di partite di merda, proprio dei risultati negativissimi. E poi, ovviamente, a Milano ha rubato la partita perché l'ha rubata la partita e quindi. Diciamo quello che dà fastidio: che quel punto per noi in più, che ovviamente un punto non fa mai male. Ma quello che fa la differenza sono proprio i tre punti che ha preso il Napoli rispetto al nostro zero. Perché in questo momento, in quella maniera lì, saremmo a sei punti dal Napoli piuttosto che tre punti. Perché col pareggio saremmo rimasti con quella distanza là. Invece l'altra volta ci hanno raggiunto proprio grazie a quella sconfitta dovuta a quel. A quel Gol annullato, veramente imbarazzante. Gol annullato che era stato già di Frank. Che sì, che aveva segnato al 90 di Milan-Napoli. Gol ripeto, regolarissimo. E allora, visto e considerato che gli avevano tolto proprio il gusto, ne avevano al un Oggi ha pensato bene il nostro Che sì di fare doppietta. Di fare doppietta, ragazzi. Di fare doppietta. E quindi, e quindi. Uh, sono particolarmente contento, soprattutto perché che si sì, oggi ha giocato in una posizione di campo uh, diciamo nuova, inconsueta. Ha giocato da trequartista, ovviamente con delle caratteristiche diverse. Ma l'ha fatto molto bene, ha interpretato il ruolo davvero molto bene. E questo è molto, ma molto importante. È una cosa che va detta al nostro mister che spesso e volentieri viene messo sulla graticola. E invece in questo momento qua va detto che il mister ha avuto veramente una bella idea. L'unica cosa è che magari l'avrebbe dovuto capire un pochino prima. Perché eh, questo Brain Diaz non va bene assolutamente. Ovviamente eh, non è che Brain Diaz eh, lo vogliamo bocciare definitivamente, certo è che. Eh, non dico ultimamente, ma da un bel po' di tempo, insomma, non sta piacendo affatto. È sempre troppo leggero, anche oggi quando è entrato. Non riesce a tenere palla, ragazzi. Non so, sarà stato, sarà stato il Covid che magari gli ha un pochino scombussolato anche, ehm, come dire, il suo, il suo recupero fisico, il suo piano eh, di recupero. Non sta più bene fisicamente. Ovviamente lui non è nemmeno. Uh, molto molto possente diciamo così per usare un eufemismo e quindi ovviamente magari ne ha ancora di più cioè, gli ha pesato ancora di più questa situazione non so che pensare certo è che magari se contro il Napoli uh, avessimo giocato con Chessy in quella zona del campo e un centrocampista di più magari avremmo potuto fare una partita migliore di quella che abbiamo fatto oggi abbiamo visto un grandissimo Alexis Selmayrs ha fatto una partita davvero davvero importante, sempre frizzante, sempre nel vivo del gioco: sempre con quelle. Con quei cambi di posizione, con quei cambi di ritmo che hanno messo in difficoltà la squadra avversaria, mi è piaciuta la sua prestazione, così come mi sono piaciuti i due difensori centrali, perché Tomori e Romagnoli hanno fatto una gran bella partita. Sono contento per il gol di Florenzi su calcio di punizione. Mamma c'è punizione, Florenz! C'è punizione, Florenz! Malonna, ma op! op, op, op. A papà da Gere, Iesa, Pavka, Florenza. Per le punizioni da Gere, ogni mamma mia, Ieshai, ta stai. Bene, devo dire anche abbastanza bene. Benasera, anche lui nel vivo del gioco, uh, Messias, un po' così così. Oggi non l'abbiamo visto uh, praticamente quasi, quasi mai. Um, e, devo dire, e devo dire negativa anche la prestazione di Giroud che non mi è piaciuto perché al di là di quella sponda sul primo gol di Chessy um, il resto della partita è stato quasi sempre anticipato, quasi sempre sovrastato ovviamente l'arbitro non ha fischiato un solo fallo praticamente se non alla fine quando la partita era vinta uh, l'hanno... Massacrato, Luperto de l'uberto. Nanz, mamma, ma e quando ammazza gli doppio pur di giro. Quando è 3 metri, ma è una cosa impressionante. Poi, che altro di? Non mi è piaciuto come stavamo dicendo lui e poi non mi è piaciuto ancora una volta Teo Hernandez che, anche se ha segnato un gol, diciamo anche in quel caso abbastanza semplice, non ha fatto chissà cosa. Ha fatto la sua solita prestazione da. Um, da um, con quella sufficienza da, da campione affermato che sta quasi scocciato. Che cos'è? Dovevi andare, dovevi and non vedevi l'ora di partire che hai le vacanze prenotate e quindi stavi scocciato a fare sta partita. Perché poi oggi, a un certo punto. Eh, quando eravamo sul 3-1 Che la partita era già abbastanza tranquilla Lui ha cercato di riaprirla ancora una volta Perché invece di buttare via il pallone Allontanarlo eh, darlo, darlo, che ne so, a, a, al sicuro Che ha fatto? Ha fatto la sua solita giocata di merda in area di rigore E poi ha passato la palla all'avversario Avversario che poi ha messo in mezzo la palla Di là, è andata bene questa volta è andata bene. Certo è che mi ha dato veramente un gran fastidio una cosa del genere. Perché là, poco a poco, prendi il 3 a 2. La partita cambia. E infatti, là, in quel momento, dite adesso voglio la sostituzione di Te Hernandez. Perché volevo che una volta per tutte, quando la gente fa queste cacate, va punita. Gli si va, gli, gli, bisogna fargli capire che queste cose non vanno fatte. E magari va fatto proprio quando ti va bene. Perché quando ti va male, magari sai, puoi diventare pesante la situazione. Butti la croce addosso al giocatore. Ma quando ti è andata bene, lo esci e gli dici: Vedi adesso che cosa stavi combinando, cazzone avariato! Lo prendi, lo tiri fuori. Un PEG da 2 e un 10 volte. Però poi subito dopo, ovviamente dopo le mie bestemmie, ha fatto il 4-1. a Ecco perché molte volte bisogna che chi suogniela, ma da dos. Se tu parli bene dei nostri giocatori, alla fine fanno cacate. Se invece li bestemmi, poi alla fine le cose cambiano, vanno bene. Altra cacata di Bacayoko che ragazzi, non so che cosa gli abbia... Preso. Cioè noi stiamo vedendo un giocatore completamente diverso da quello che abbiamo visto in passato. Ma proprio completamente diverso. Non riesco a capacitarmi di questo Bakayoko non ne fa una buona, una buona, non ne fa anche oggi. Ha regalato un rigore in questo momento. Uh, vabbè, poi a noi, chiaramente, ragazzi, eh, a noi, quando sono queste cose. Non vale nemmeno la pena andare a vedere il VAR che cosa decide. Ma voi ve la ricordate una decisione dell'arbitro quando va al VAR che poi ci va bene? Io non me la ricordo, ma veramente, ragazzi. Cioè, tutte le volte che VAR, sia quando dobbiamo avere qualcosa a favore, sia quando dobbiamo avere diciamo qualcosa contro, cioè. Ci va sempre male, sempre. Tutte le volte che vanno al VAR a vedere qualcosa, sistematicamente ci danno torto. Cioè là, che cosa c'era? Probabile rigore per l'Empoli? Rigore per l'Empoli. L'altate c'è Rob staff Stav ha fatto du, 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 del fuorigioco, possibile fuorigioco sul gol del Milan. Andiamo a vedere. E eh, annulliamo il gol del Milan. E poi. Ma cioè, sono innumerevoli. Sono i numeri, fateci caso. Non c'è una volta che vanno là e dicono. c'è bel, non detto tu gol, Mamma c'è bel già non l'avete tu gol a chi? Non mai. È sempre e solo contro. Sarà sfortuna, non lo so. Certo è che succede sempre. Sempre, fateci caso. Um, anche Tonali oggi niente di speciale, però diciamo. Ha fatto partite migliori, ha fatto partite migliori. Che altro c'è stato in campo. Sinistra, abbiamo detto già. Seri McKersi, i centrocambisti ne ho parlato. Insomma, questa la squadra, la squadra titolare. Um, che altro dire? Il nostro portiere magari poteva fare qualcosina in più sul primo gol. Anche se comunque va detto che ha azzeccato un tiro al volo. Niente male. Il giocatore è andato proprio all'angolino. Quindi stiamo cercando in questo caso proprio di trovare proprio il pelo nell'uovo, perché molti magari già lo fanno passare per una cacata, per una papera, invece comunque stiamo parlando di un tiro al volo veramente difficile, magari, ripeto, avrebbe potuto anticipare il movimento e quindi magari pararla, però poi subito dopo ha fatto un paratone allucinante. Uh, deve anche lui riprendere la miglior condizione non dimentichiamoci che è stato fuori un mese e mezzo buono e quindi ci sta pure insomma che non sia ancora al massimo ragazzi ripeto abbiamo fatto chiudiamo l'andata il girone d'andata a 42 punti uh, siamo in questo momento a meno 4 dall'Inter uh, a più 3 uh, su Napoli e a più 4 sull'Atalanta più 8 sulla Juve e così via il nostro in questo momento non è assolutamente male chiudere al secondo posto. Lascia la mano in bocca eh, il fatto di aver perso punti, buttato un po' di punti insomma, ehm, contro il Sassuolo, contro la Fiorentina, contro il Napoli è andata come è andata. Certo è che abbiamo perso un bel po' di punti anche a Udine, solamente un pareggio, insomma. Quindi ovviamente un po' di punti li abbiamo sicuramente buttati alle ortiche. Certo è che se vogliamo fare un discorso un pochino più ampio, abbiamo fatto 43 punti l'anno scorso all'andata, quest'anno ne abbiamo fatti 42. Indice del fatto che noi stiamo crescendo come continuità, che è veramente fondamentale quando si vuole crescere e si vuole arrivare davvero ad alti livelli. La sfida adesso è quella di fare un girone di ritorno. Um, almeno importante quanto questo perché significherebbe fare veramente un bottino di punti molto ma molto importante. Vedremo se riusciremo magari anche aiutati uh, dalla nostra dirigenza a fare magari anche meglio di quello che abbiamo fatto quest'anno. Um, che altro dire ragazzi? Vorrei, vorrei uh, sapere. Non sono, non sono riuscito a vedere il dato dei punti. Fatti nell'anno solare del Milan, quest'anno è un dato che mi incuriosisce anche rispetto a tutte le altre squadre, ma sicuramente uscirà fuori e ne parleremo prossimamente. Ragazzi, eh, che altro a dirvi? Continuate ad iscrivervi al canale del Brick. Lasciate un like, condividete, eh, abbonatevi, commentate. Eccetera, eccetera. Poi ci risentiamo sicuramente prossimamente. Vi voglio bene, vi saluto, forza lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai, dal mi raccomando, dal mi raccomando. Ciao a tutti.